Ciao ragazze, eccomi qui oggi con il video sui prodotti terminati. Anzi, in realtà è una valangata di prodotti terminati, ne ho tantissimi nel cestone bianco. Iniziamo dai prodotti di make-up e ho terminato il fondotinta di Puro Bio della linea Sublime, questo qua nella colorazione 01. Mi è piaciuto molto questo fondotinta, io l'ho sempre utilizzato con il suo pennello, quello studiato apposta per questo fondotinta, sempre di Puro Bio, quello piatto, e in quel modo riuscivo a stenderlo. Mi piace molto l'effetto che dava sulla pelle. Sicuramente tra i bio è quello che mi è piaciuto di più in assoluto, anche una buona coprenza. Però come avete visto non l'ho messo comunque sia nei top 2016 di make up, perché comunque non è stato proprio il fondotinta della mia vita. Quindi l'ho terminato, ma non lo ricomprerò perché ho voglia di provare nuove cose, ho voglia di sperimentare, insomma, nuove cose. Quindi sì, mi è piaciuto, però non è il prodotto della vita, ecco, non è il fondotinta della mia vita. Poi ho terminato, anche se in realtà qua ce n'è un pochino, ma non riesco più ad utilizzarlo, il Top Coat di Bella Oggi Fast Dry Effect. Eccolo qua, pagato circa 4 euro da Tigotà. Ormai è diventato collosissimo, quindi veramente non si riesce più a stendere, è troppo colloso. Mi è piaciuto molto questo Top Coat perché faceva un bellissimo effetto sulle unghie, è bello lucido, quasi effetto gel, devo dire. Mi piaceva un sacco. Faceva durare di più anche lo smalto e quindi devo dire che ve lo consiglio. Purtroppo però appunto arrivato a metà non sono più riuscita ad utilizzarlo bene perché era diventato collosissimo e a questo punto non sono più riuscita ad utilizzarlo. Non lo ricomprerò perché ho voglia di provare altro, insomma, non so se prendere il top coat di Dior, il Dior Apricot magari con uno sconto, oppure quello di Essie che mi avete consigliato sotto la foto di Instagram. Quindi vediamo un pochino. Ho terminato poi due mascara, uno di Maybelline e uno di L'Oreal. Quello di L'Oreal è il Volume Million de Cils Sans Couture, eccolo qui. Non mi è piaciuto perché l'ho trovato semplicemente un mascara da tutti i giorni, niente di che, non infoltiva, non incurvava, separava solo un pochino le ciglia. E per il prezzo che ha, molto elevato, sinceramente, perché sono 16 o 17 euro, l'avevo trovato da Tigotà, veramente tantissimo. Io poi, vabbè, l'avevo preso in sconto del 20 o del 30, però insomma è sempre tanto. Questo qua è lo scovolino, e ce n'è ancora un pochino, ma ormai è tutto secco e quindi è da buttare. L'altro mascara invece è questo qua di Maybelline, il Ciglia Sensazionali. Questo, invece questo mi è piaciuto. Ha lo scovolino ricurvo. Questo qua riesce ad incurvare quindi le ciglia, le allunga, le separa e le infoltisce anche abbastanza. Mi è piaciuto come mascara. Ho terminato due di queste pennine per correggere lo smalto, una di Essence che compro e ricompro da una vita, questa che si chiama Nail Polish Corrector Pen. Questa qua è l'ultima appunto che mi rimane ed è ottima per correggere le sbavature dello smalto, costa pochissimo. L'altra invece è di P2, me l'aveva inviata P2 ed è la Color Correcting Pen. E anche questa la ricarica come quella di Essence di 3, come posso dire, 3 di queste cose qua. 3 di queste, anche questa mi è piaciuta. Devo dire che non ho trovato grossissime differenze tra Essence e P2. Insomma, prendete quella che costa meno, sinceramente. Anche questa è una buona profumazione come quella di Essence, molto simili, devo dire la verità. Parlando sempre di smalti, ho terminato il Nail Polish Remover della Sien. Questo qua, acetone free, quindi quello senza acetone, e lo trovo davvero ottimo. Toglie bene lo smalto, non aggredisce le unghie, costa poco. Lo devo assolutamente ricomprare. Ho terminato poi l'impacco capelli rivitalizzante alla Passiflora di Maternatura. Di questo prodotto vi ho parlato nel video top 2016 viso corpo capelli e come vedete l'ho terminata. Ha una buonissima profumazione, davvero è fantastica. Questo prodotto mi era stato inviato da Maternatura, ma l'ho ricomprato, come avete visto, cioè l'ho comprato, non l'ho ricomprato perché mi era stato inviato, l'ho comprato
come avete visto, perché è proprio un prodotto fantastico, veramente ristruttura il capello, lo rende morbidissimo, toglie tutto il crespo, è favoloso, un prodotto studiato più che altro per l'estate, per i capelli danneggiati, sfibrati dal sole, ma se avete i capelli crespi, ve lo consiglio proprio tutto l'anno perché è favoloso. Ottima poi profumazione, non appesantisce il capello, se lo avete come il mio, un po' crespo, secco, eccetera, è favolosa. Ho finito l'altro mio amore della vita ed è il balsamo Baobab Super Nutriente, anche questo ve ne ho parlato nel top 2016, è favoloso, favoloso come balsamo per quanto mi riguarda, toglie tutto il crespo, lascia i capelli belli morbidi, corposi, lucenti, è l'amore. Tra l'altro ha una profumazione ottima, che si sente ancora che rimane sui capelli. Sto provando ora l'altro, sempre di natura equa, il balsamo Alice. Mi piace, trovo che sia un buon prodotto, ma non è a livello di questo. Questo qua rimane il mio top dei top in assoluto. Appena possibile lo ricomprerò, prima, insomma, voglio finire un po' di cose, ma sarà il balsamo della mia vita. Ho terminato il mio amatissimo shampoo antiforfora della Biocap, come lui non ce n'è veramente, non ce n'è assolutamente, se avete la forfora, eccetera. Vi ho già parlato di questo nel video top 2016, viso, corpo e capelli, quindi vi lascio sempre il link dei prodotti, insomma, di cui vi ho già parlato in quel video, sarò breve. Ho terminato poi l'ultima scorta che avevo dello shampoo Benecos, questo era Forsyl Care, sapete che era uno dei miei shampoo preferiti, ma purtroppo l'hanno tolto dalla produzione. Una di voi mi aveva scritto che su Ecoverde erano scontate le ultime scorte, diciamo, del 30%, però non mi andava di fare un ordine solo per questo qui. Quindi, però, se lo trovate ancora e dovete fare qualche ordine, prendetelo perché è ottimo, lascia i capelli veramente lisci come seta, morbidissimi, lucenti, era veramente un ottimo prodotto. Ho terminato lo scrub corpo al melograno di Bioficina Toscana, che è uno scrub detergente, quindi ha due funzioni, scrubbante e un'altra detergente. Infatti, a contatto con l'acqua diventa, fa tipo una schiumettina e quindi vi lava anche la pelle. Mi è piaciuto molto lo scrub, è davvero comunque delicato però efficace. Non lo ricomprerò perché voglio provare cose nuove e infatti recentemente ho preso proprio questo qua di Volga Cosmetici, il Mare Addosso, che più o meno ha lo stesso concetto di quello di Bioficina Toscana, infatti è sia un detergente sia uno scrub, vi farò sapere. Ho terminato anche questo qua, che è il gel detergente viso purificante con fiori di limone di Mater Natura. Di questo anche vi ho parlato nei top 2016. Ma vi avevo detto che non avevo più la confezione, in realtà ce l'avevo, l'avevo terminata, solo che era nel cestino e non ci avevo fatto caso, ecco. È un ottimo prodotto, un ottimo gel detergente purificante. Devo ammettere che mi manca, mi manca. Questo mi era stato inviato, ma potrei assolutamente pensare di comprarlo. Ora no, perché ne ho già vari, però mi manca perché trovo che sia un ottimo purificante, ma al tempo stesso lascia la pelle molto morbida. Quindi non è aggressivo, l'ho trovato molto molto valido. Ho finito l'acqua micellare di Garnier, questa qua tutto in uno per le pelli sensibili, mi piace molto, io la uso principalmente per il viso. Attualmente non la ricompro perché ho tipo 3 o 4 acque micellari ancora nuove da provare, quindi insomma mi piace, però ho altre cose nuove. Poi ho finito il bagno doccia alle mille voglie di Natura Equa, questo qua mi è piaciuto moltissimo, mi piacciono molto i bagno doccia di Natura Equa, questo qua l'avevo ricevuto e la profumazione è tipo la vaniglia, infatti mille voglie sembra tipo mille foglie, no? E buona, buona perché non è comunque stucchevole, quindi mi piace anche se io non amo le profumazioni molto dolciastre, ecco, questa non è assolutamente dolciastra e è buona, davvero un buon prodotto, fa schiuma e mi piacciono. Finalmente, dopo 300 anni, ho finito il contorno occhi di Domus Olea Toscana, questo qui Roll-On Siero Rasoda Lift. Quindi ha qui dentro la sua pallina fatta in questo modo. Questo contorno occhi si rigenerava la notte, era una roba pazzesca, ce l'ho da più di un anno probabilmente. Mi è piaciuto, anche se è un contorno occhi molto delicato. Sì, un po' rassodante lo è,
però è molto, come posso dire, poco idratante, ecco, quindi lo consiglio principalmente per il periodo estivo. Infatti per il periodo estivo l'ho usato un sacco perché si applica con la sua pallina roll-on, fate così e si assorbe all'istante. Non è però appunto un contorno occhi adatto per questo periodo. Con il freddo che c'è, non lo ricomprerò perché comunque sia ho il mio contorno occhi di Mossa che mi piace da impazzire, quindi assolutamente non lo ricomprerò. Però se vi serve un contorno occhi di questo tipo con il roll-on da applicare la mattina quando avete fretta, non avete tempo di far assorbire il prodotto, non avete comunque un contorno occhi secco, allora ve lo consiglio perché comunque è stato un buon contorno occhi. Se non ricordo male, questo qua me l'aveva inviato tempo fa il sito Glitter Cosmetics. È passato tanto tempo, quindi mi stavo anche dimenticando di dirvelo. Ho finito poi il burro cacao della mia vita, che è la Dolcilabbra al lime di Alchemilla. Questo burro cacao è fantastico, infatti ve l'ho messo nel top 2016, vedete che l'ho proprio terminato e l'ho anche un pochino scavato all'interno per cercare di prendere un po' gli ultimi residui. Mi piace da impazzire questo prodotto, lo trovo molto più valido del Vivi Verde Coop, che tra l'altro ultimamente sto anche terminando il Vivi Verde Coop. Quando lo metto mi fa pizzicare la gola, non so se capita anche a voi. Boh, è una cosa che ogni tanto mi capita con il burro cacao, con questo qua no. Mi è piaciuto tantissimo anche la profumazione al lime, anzi il gusto al lime che non è stato troppo forte, è idratante, veramente fantastico come prodotto. Sono contentissima perché 91 Martina S, ciao tesoro, mi ha mandato veramente un pacchettino troppo delizioso per Natale e tra le varie cose c'era anche la Dolcilabbra. Questo qua alla torta di mela, quindi sono contentissima perché ne ho già uno appunto di scorta e non lo devo ricomprare. Ho finito poi le salviettine, queste qua, Toujours, che avevo preso alla Lidl per i bambini. Sapevano di banana, una roba schifosissima, dolciastra, boh, non mi è piaciuto. Sempre della stessa linea trovati alla Lidl, queste faldine, diciamo così, di cotone, per i bambini. Orribili, cioè orribili, io non so come possano fare dei prodotti così per i bambini perché erano durissime, ispide, ho fatto veramente fatica a finirle. Io le ho utilizzate principalmente per togliere lo smalto perché mi graffiavano sul viso, quindi cioè non oso immaginare per i bambini, non le ricomprerò assolutamente. Questi me li ha comprati il mio ragazzo perché un giorno ero senza e quindi gli ho detto guarda, passa al supermercato, comprami dei dischettini e mi ha preso questi qui che sono orribili. Piccolissimi, non sono morbidi, non mi sono piaciuti, cioè c'è assolutamente di meglio, poi costano 2,20 euro e sono solo 80, quindi assolutamente bocciati. Prendete quelli di Tigotà, i quadrotti della Quando È, oppure quelli della Coop che sono decisamente meglio. Ho finito un profumino di Erbolario che è questo qua della linea 3 Rosa che mi piace tantissimo, infatti ce l'ho anche nella versione acqua profumata e avevo preso anche la versione questa qua da borsetta, ma ce l'ho veramente da tantissimi anni e questo è uno dei miei profumi preferiti. Mi piace moltissimo, è molto elegante, femminile e raffinato secondo me. E niente, era fatto così con il roll-on. Sono comodi questi roll-on da tenere in borsetta, però non lo ricomprerò perché ne ho già tanti altri di profumi. Queste qua della Laurella mi sono piaciute molto come salviettine struccanti, costano poco. Non mi ricordo dove l'ho prese, forse all'Esselunga o al Tigotà. E io le ho utilizzate però principalmente per togliere gli swatch dalle mani, ma mi ha tolto anche ad esempio le tinte labbra, quegli swatch molto persistenti, quindi io ve le consiglio, sono anche belle impregnate di liquido e quindi le ho trovate davvero ottime. Ho finito questa saponetta che avevo in bagno da 300 anni, me l'aveva inviata la My Beauty Box un'eternità fa. Non mi è piaciuta, sinceramente. È una crema sapone con olio essenziale di melissa, ma non mi ha fatto per niente impazzire. È da buttare ormai questa qui, che è la Konjac Sponge dell'Esselunga della marca Janeke. L'ho trovata un buon prodotto anche se non è a livello della classica Konjac Sponge, perché la Konjac Sponge classica, quella che ad esempio si trova su Eccoverde, è bella cicciosa, è bella morbida.
È un altro livello, diciamocelo, è un altro livello. Questa qua era per pelli miste, se non sbaglio, ne avevo un'altra, ne ho anzi un'altra rosa per pelli delicate. Ne avevo prese due perché erano in sconto a tipo 4 euro. Se non avete la possibilità di prendere altre Konjac Sponge, allora ve la consiglio. Altrimenti io sinceramente vi consiglierei la Konjac Sponge classica, che è molto più morbida, mi è piaciuta di più, insomma. Ho finito poi una mini taglia dello scrub naturale per i piedi di Nakomi, 100% naturale. Sì, non mi ha fatto impazzire, non è uno dei prodotti wow di Nakomi, però insomma l'ho usato, non è male, ecco. Ultimo prodotto terminato che però non è beauty, ci tenevo a mostrarvelo però, è questo profumo a biancherie di Nukas che io trovo all'Esselunga oppure al Target. Questo nella profumazione bouquet però non mi ha fatto molto impazzire. Proprio come profumazione in sé, ecco, preferisco quella classica. Però come prodotto mi piace molto e ricomprerò assolutamente quello classico. Io lo metto nella vaschettina dell'ammorbidente, due goccine, e profuma tantissimo la biancheria di proprio quell'altro, di bucato, pulito, fresco. Questo profumava più di fiori, bouquet. Infatti anche al mio ragazzo non piaceva perché comunque è una profumazione più femminile, ecco, quindi diciamo che ricomprerò quell'altro classico. Le pago circa 7 euro all'Esselunga. E questo è tutto, ragazze. Io spero che questo video, insomma, vi sia piaciuto. Vado a sistemare il tutto perché qua è tutto appiccicaticcio. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!